banniamo Hecarim, vabbè. Anzi, banniamo Wukong. Qui io giocherei Jhan. Te la posso giocare la partita di Jhan? Cosa vorresti giocare con Jhan? Montupila giocherei davvero. Cosa vorresti giocare con Jhan? Zerijan, sto game. Se giocassi Exos, che dici che era contro Io Twitch vado Park? Ghost. Pazzesco, c'è cioè Vlad dopo e nemmeno se ne è tentato di prenderlo. Poverino Minutes, ragazzi, è quello che lo piglia più in culo. Per quello è il peggiore. Nah, Allora, un facciamo ragazzo mi ha sapere. consigliato Revitalize, ma in realtà, ragazzi, Fonte Vitale è molto più forte su Gianna col Glacial. Fai molte più cure. Con Conditioner non muori mai. Ma Questo ci era un proviamo. Grandmaster prima. Madonna. Più che altro, ragazzi, se prima le partite non entriamo nel mood da partita, poi durante la partita ci portiamo le spavature del. Ma anche Axe, se lo facciamo fino a tardi, rischiamo tanto. Se ti aggra così arrivo mid. Mi può voler uccidere Pyke. Ward over. Occhio che c'è via. Ho entrato. È autoattacco lui prima di morire. Va bene. E Drago. Vorrei fare il draghetto, amici. Io devo resettare, non man. Balo, ci sei? Io ho la testa d'Axball. No, è che ho preso il cazzo da questo Dai. Riddle buff. Sono blind as fuck. Pensiamo a quello che dobbiamo fare. Vi sta scendendo bot. Arriva a chiuderlo. Ula. Allora, stiamo perdendo ovunque tranne top. Quindi io giocherei per top. Anzi, questi sono i game migliori, eh. Sono quelli dove prendiamo il Pipo Pipo. Da behind recuperiamo. Perché tutti quelli che stompiamo sono troppo semplici. Poi, un po' più comunicativi. Cioè, l'Eraldo proviamo a rubarcelo, ragazzi. Soprattutto tu, Balo. Guarda che fai metà Mi sento inutile comunicazione. sto game, Ma ha non maggior esploso il ragione. cazzo. Prendi Dobbiamo le cose che puoi tirare fare, no? A me piace come. Facciamo cose, proattività, anche se le cose vanno la male. Easy shot. Nessuno, ragazzi. E questi vanno via. Hanno anche tanto escape. Allora devo Stiamo essere top, mi girando sa. Sì, infatti, come come. pollastre. Esatto. Ritroviamo il focus. Dai, dai, boys. Stanno facendo Vtop. bullo, no? Forse si può punire Vtop. Però sono in tanti là, eh. Guarda Twitch, Occhio guarda Twitch, guarda cast. Twitch, guarda Twitch, guarda Twitch, guarda Twitch. Ulto. Cassin è il mio focus, se possibile. Oh. Belli con. Ma hanno una Tinkom che ci canta, ragazzi. Io non sono molto forti. Voglio andare al prossimo, ragazzi. Non deve essere una tortura, eh. Però Super secondo shutdown, me. La gente gold. vota, abbiamo votato Paolo, No, no, la io gente ha non ho votato. votato. Vota quello che vuoi. Dai. Lo faccio per voi. No, sì, era un più Ma poi, forte in ragazzi, tutto, la però. draft era una merda. Cioè, io non ho giocato niente. Ragazzi, quando troviamo avversari così, c'era un mood veramente depressissimo. Io non ho Ho parlato perché parlato questo mi ha solo io. letteralmente scopato. Però, Io non so quale cosa fare sti quando game, è qualcuno quello il ci problema. scopa, no? C'è una serie di motivi per cui qualcuno ci scopa. Innanzitutto, la draft era una merda. Quindi è anche per loro più naturale batterci. No. No, Io sono cosa? felicissimo dell'allenamento, cioè sono stato zitto, ma a me è piaciuto perdere così tanto e vedere gli errori, cioè non c'era nulla da Sì. fare secondo me, cioè non c'avevo co che call fare. Poi è Penso. chiamato altre 4 call che sono finite male, giustamente perché eravamo behind e ci sta, non sono call sbagliate. E con ogni call che facevamo finiva male perché c'era troppo Ma spareggio. il punto non è sbagliare le E va call, il punto bene, è non fare eh? le Infatti non call. sono... Cioè, se noi Cioè... stiamo zitti, soprattutto la critica è a Balo che dice: "Ah, ok, non c'è Ma nulla io da fare." non ho. Ma mi assumo la responsabilità di essere stato zitto, ma io sti game veramente non riesco a capire cosa posso fare Ma di quando le diverso. cose vanno così male, diciamo, ok, proviamo a fare questo. Cioè, mischiamo le carte. Preferisci che facciamo random call che fare call Ma non che stare sono. zitti? È una domanda. Perché io non Ma. so. Se Ballo è spiazzato e non ha idea di che call fare. L'unica Sì, cosa ma che può io fare è una call senza sono. cognizione di causa. Giustamente. È meglio quella di non farne. Io sono stato zitto perché non sapevo che fare. Stessa cosa io quanto Ballo, al suo stesso livello. Ma tu Proprio mi in questo ascolti game. quando parlo? Ho semplicemente detto Sì, ti che hai ascolto. visto. È No, era la. aggressivo passivo dire mi ascolti quando parlo, Ma Paolo. visto che hai il tono di voce sulla difensiva, mi sembra che. Allora, non mi provocare se sono sulla difensiva. No, Ma che ti stava provocando? macro gaming mi stai delle situazioni. ascoltando? No, è che però non ha detto di fare call, ha detto semplicemente di Io parlare, dare informazioni come non se ho. stessimo giocando, Quando io sta dico una lasciarla. cosa, e tu mi rispondi dicendo: "Quindi è meglio fare call a cazzo di cane che stare zitti?" Io non ho mai detto una roba del genere, giusto? Ma era una domanda serissima. È meglio fare una call. Non ho Sì. detto a cazzo di cane, ho detto senza cognizione di causa, non a cazzo Ok. di cane. Se io non avevo idea di cosa fare in quel momento, proprio non ho la più pallida idea perché sto venendo scopato, ok? E non ho idea di cosa fare. Ballo la E io stessa ti ho cosa. chiesto, mi ascolti quando parlo, che non è provocarti. Io ti ho detto una cosa e tu mi hai detto un'altra. Mi ascolti quando parlo.
No, non ti ascolto. Cioè, è ovvio che è una provocazione, mi ascolti quando parlo. Ti sta implicando che io non ti ascolto, allora, però va bene. Abbassiamo un po' i toni, allora. Non sei tranquillo. Allora, perché non se... è drama team. Non sei tranquillo, perché se tu quando dico una cosa mi stai provocando, allora parti subito dal presupposto che io voglia combattere con te o io voglia discutere con te. Allora, scusami se ti ho chiesto se mi ascolti quando parlo. Tu mi ascolti quando parlo? Sì, no, certo, ok, ovvio. Perfetto, allora è una domanda e basta, non è una provocazione. Quello che ho chiesto è, nel momento in cui abbiamo avversari più forti, e questo era un caso di una squadra più forte, nettamente più forte, la cosa importante è fare cose senza avere paura di sbagliare e senza dire, minchia, questo qui mi ha spaccato il culo, questo qui mi ha spaccato il culo. Comunque, questa partita siamo di nuovo entrati distratti, anche quelle di prima. Possiamoci ora, dai. Non mi ascolti quando parlo, Paolo? Io purtroppo vi ascolto quando parlate. Dai, cazzo, speravo di no. Sono gli stessi esatti ragazzi di prima, comunque i ban sono uguali. Godo come un witch allora, dai. Sai alla cam, vuoi giocare? Abbiamo un cazzo gigante adesso, ragazzi. Posso giocare anche... no, Blitzcrank non mi piace. Mi piace Thresh contro i loro King. Devi vincere, sei un 3D Challenger, Cleon. Facciamo Phyllis. Sono quelli di prima. Dai, mamma mia, mi faccio una sega. Abbiamo giocato al 30% del nostro potenziale. Dai, tiriamo fuori le palle. E poi dobbiamo trovarci un motto prima della partita, secondo me. Una frase. Lego, viva Lego. Viva Lego. Egoisto! A parte scherzi, se vinciamo contro questi qua siamo veramente fortissimi. E qui da me mai? Arrivo. Arriviamo. Quanti HP hai? Pochissimi, lui tanti, tutti. E mid, allora, no, può seguire? No. Allora no. No, ma io HP ho. E lanterna, dopo quel mio la lanterna. Manca Vladimir, può essere bot. No, Paolo, c'è la roba. Quella roba? È la cosa di Jinx, me l'hai messa lì proprio. Questo muore. Ma perché mi sono venuto a salvarvi, no? Devo flashare anch'io, no, sono morto e basta. E bet. Non aveva HP, ma ok. Vai largo. C'è il Bloodbot. Vado per Pike se riesco, ok. Tengo da una mano per farlo più veloce. Ok, proviamo sempre a flippare la mappa, ragazzi, Cioè, flippare la mappa vuol dire... non flippare, scusami, splittare la mappa. Cioè, cerchiamo di giocare... Guarda, è Vladimir, non riusciamo. Lui ha preso l'aggro, sentando. Arrivo. Dai, che muore pure quello. Vai, vice. No, vabbè, mi fermo. Buono. No, la R. Continuiamo a provare, boys, please. E non buttiamolo in clown fiesta. Cioè, sì, però manteniamo un minimo di parvenza. Continuiamo a giocare per la wave. Aspettiamo il mio flash e gli salto in bocca. E poi il tuo lo silenzi. Però devo arrivargli addosso, quello è il problema. Stiamo trollando, ragazzi. Sì, ma anche la botta è enorme. L'unico umano è il top laner, che comunque non è scarso. Ah, è forte, sono io che sto più forte. Ah, giusto. Giga Chad. Va bene. È un cazzo. Sì. Ma che cazzo? Ma... ah, non riesco a fare un cazzo. Mamma mia, Vince, sei un grande, guarda, sei veramente la Fenice. GG! Allora, ragazzi, questa, ad esempio, questa secondo me è andata meglio di quelle di prima. Non c'era proprio un mood felicissimo, però... è durata meno, però. E soprattutto, torniamo a divertirci, a focussarci su good points, sulle cose che possiamo fare, perché la squadra rimane quella, anche se c'è un villain più forte. Non è che, visto che ci siamo trovati il boss finale del videogioco, allora... ci continuiamo a allenare. Cosa hanno bannato questi? Nami, Yumi, Kindred. Sono loro. Ok, quindi frispicchiamo Vladimir. Porco due, però col sangue agli occhi, ragazzi. Se perdiamo, che ci esca sangue dal culo. Non facciamo le sogliole. Allora, qui prendiamo Garen, secondo me. E AD Carry, se giocano Pyke Twitch. Sai, ok. Cosa ci serve qua? Ci serve una frontline. Volibear. Ok. Qua giocare Blitzcrank. Porco due, li ammazzo. Dammi Blitzcrank, Diog. Aspetta, Paolo. Però c'hanno ancora support loro. Caitlyn, Morgana.
E secondo me li umiliamo pure così. Secondo me qui è Blitzcrank, li umilio meccanicamente. No, Paolo, vai Karma. Guarda, c'hanno non hanno una mobilità a parte le Sin. Cazzo. Se vai Karma, non... Karma, vabbè, dai, mi fido. Ricordatevi il flame di Vladimir, ricordatevelo. Questa è la sfida più grande che ci siamo mai trovati davanti. Se vinciamo questa, vinciamo la BCS. Livello 1, frizziamo. Prendiamo la prio, cosa vuoi fare? Ah, livello 1 prende Pushan. E invece Min, se non l'hai detto tu, cosa pensi di avere? Prio o non prio? Dipende tutto da quanto è bravo con Cassio. Una buona Cassio batte Vlad. Ma quindi di base non dovresti avere prio. Di base, se lui è veramente bravo, non perdo sempre. Texante adesso. La buco. App. Buono. Questo? E vado, eh? Non puoi. Guarda Caitlyn. Flash auto. Flashing out. Riesce a counter gankare bot. Poco arriva per dai una mano. Poi red e arrivo. Va bene. Mi ha flashato. Guarda il palo. Vado per Caitlyn. Flashato Caitlyn. Allora più V. Mi avvicino. Sin. Va bene. Non va bene. Siamo già mid. C'è il jungle più qua. Penso che vinciamo. Coglione. Coglione, toccami la minchia. Non muore nessuno. Ah no. Pezzi di merda. Vai. Vai. Non ha doppio V. No, fanculo. Canzone. Sono 4 mid. C'è un cazzo di tutti mid. Sto bot e poi mi muovo. Sto giocando per l'Araldo. Secondo me è da chi va a pare, purtroppo. No, io sto arrivando. Io posso pushare. Arrivo. Sono giancati. Sono molto giancati in mid. Dovete prendere tempo. Basta. Senti Xante che arriva. Non startate adesso. Correte via. Sto arrivando. Appena arrivo. Se loro non startano, qua perdono tutti. Si vince. Chiudete. Startate. Arrivo. Abbiamo Vlad sul flank. Questo è su quadra kill. Datemi due. Di merda. Araldo, e torniamo a bot. E rimaniamo focussati. Meno sega e più focus. Li trituriamo in bot. Siamo forti. Possibile 2v3 in bot. Ma che sta facendo? Mannaggia la puttana. Mo' gli spacco la testa. Mi sa mid. Arrivo il ghost. Lui non ha flash, mi sa. Mi sta Cassio. Come dicevi. Giocano per drago, vorrei questa giocare anche deve, per non drago. Non deve ricallare. Sì, ne fa, Hong lì, occhio. Ma arrivano mid. Sì, non possono fare nulla qua. Occhio. Giochiamo per drago. Sono fine. L'Araldo chi ce l'ha noi? Dove lo vediamo in bot? Fra quanto scade? Bot, preferisco tra i due. Prendiamo tower diretto. Paolo, non ha regolato. Ha stoppato il back. Lì si in bot. E chi tanca? Tanco un po' io. Ha tankato Xayah? Beh, l'ho silenziato. E T2. Non ce l'abbiamo Araldo. Però secondo me possiamo anche alzare Araldo. Tutti bot. C'ho due item. Tanco un hit. T3? È greedy? Secondo me sì. Sì. Recolliamo, giochiamo per Drake. Ora bot questi? Greedy, secondo me posso... La prendo. C'è il flash. Non la difendiamo. No ulti Wukong. Cassio sì, ma Wukong no. Cassio sì, Wukong no. Avvicinati a Kreon. Vabbè. Fai tu allora. Con calma, ragazzi. Ci stiamo facendo... Gol, c'è il terzo item. Troppe sei che ci stiamo facendo. Mid Kate, si può chiudere? Arriviamo da Kate. A flash lei, è silenziato ancora R. Niente, è lui ormai un altro. Vabbè, starta sto Drake. Usiamo per T3. T3 più inhibitor e poi usiamo sto inhibitor per... Tante sta regollando, quindi ce la facciamo. Addirittura possiamo fare anche... No, Baron. C'è la gialera. Baron. Recolliamo in zona sicura, non facciamo recol da coglioni che ci sto parlando per 7 minuti qua. E torniamo a Baron.
Possiamo rusharlo, eh? Se secondo lo me pure. Base, questo qua è... Tanto è bot. Lichin non c'è, non hanno una ward. Unica cosa, non fatevi vedere. È impossibile. Ma però qui oppure vogliamo insieme? No, no, facciamo, startiamo. Rush. È una flippata. Usiamo per fightare, secondo me. Allora, facciamo... Non ci arriva nemmeno, Paul. Tanto è attippato dietro, però ce l'abbiamo, no? Yes. Parliamo di focus. Pesante? Morto, Wukong. Pesante? Ah, sono morto. Se ce la fate andatevi, io sono morto, ragazzi. Vince. Ma forse vincete. Occhio Cassio sempre. Cassio è bella grossa. Mid. Ti inibitore back. Soul. E potrebbe finire il game mid. Li vedo proprio sciocchini questi qua, eh. In realtà magari non moriva, però era brutto. Vabbè. Questo è morto. Silenziato. Morto. Fuck my balls! Ora potete... Adesso potete gioire. Ora potete gioire. I love to win versus Toxic Boy Edgy. Ma poi non è che abbiamo vinto così. Li abbiamo proprio massacrati. E non hanno scritto una parola in chat. Li abbiamo massacrati. Li abbiamo massacrati. Bravi. Questi erano più forti di chiunque alla BCS, ragazzi. Era un challenge. Mi viene da piangere, ragazzi. Ma perché questa è la prova che abbiamo preso il cazzo con gioia e poi lo abbiamo restituito con gli interessi. Non abbiamo fatto le pussi, non siamo andati a dormire. Non abbiamo detto, vabbè, per oggi basta. Siamo stati squadra, nel bene e nel male.